Buongiorno Virgilio Montorio, direttore generale di Maico Italia. Buongiorno a lei. Con una militanza ultradecennale in questa azienda. Sì, quasi 25 anni in questa azienda, effettivamente è una vita. Un'azienda molto presente sul mercato totale, devo dire, però io, visto che già sappiamo molte cose, vorrei che ce la raccontasse meglio lei, che sicuramente ne sa qualcosa in più di me. Oddio, dalle origini è un po' lunga, diciamo che nasciamo come Elicent nel 1970 come azienda di ventilazione con un particolare attenzione al mercato elettrico, e poi Elicent ha dato vita a Dynair, che ha una vocazione prettamente industriale, finché con la vicissitudine del passare degli anni siamo diventati parte di un gruppo tedesco, Maico, e siamo diventati Maico Italia nel 2009, ma l'azienda rimane fortemente, vorrei dire totalmente italiana, e ci facciamo vanto e fregio del Made in Italy, che è apprezzato in tutto il mondo, come lei ben sa. Certo, direi che Maico è un'azienda molto vivace nella sua attività in Italia, voglio dire, non solo fabbrica ma anche fuori dall'azienda è molto attiva. Direi di sì, abbiamo un'intensa attività di seminari e di conferenze in cui crediamo molto, perché educare i tecnici a quello che è l'installazione di prodotti specialistici è di estrema importanza, perché non si tratta soltanto di piccoli ventilatori da bagno, perché normalmente si pensa a questo, ma qui parliamo di soluzioni integrate di ventilazione che vanno spiegate e illustrate, e una volta che si è fatta questa attività se ne raccolgono i frutti, e i frutti li vediamo fortunatamente. Bene, quindi fare anche cultura, che è cultura, sempre una bella parola. Cultura tecnica è importantissima, perché l'innovazione poi passa attraverso questo canale, l'innovazione va spiegata. Noi non siamo la Coca-Cola, quindi non facciamo pubblicità, ma anche la Coca-Cola è sempre presente, quindi anche la Coca-Cola fa seminari, se ci fa caso, quindi a maggior ragione li dobbiamo fare noi. Sotto questo aspetto lei ha ragione, la vivacità è questo, ma la vivacità è anche la continua introduzione di nuovi prodotti nel mercato, perché vogliamo mantenere alta l'attenzione sull'innovazione, non solo a livello di marketing, ma anche a livello di prodotto. Bene, mi ha preceduto portandoci all'argomento dell'oggi e del domani. Intanto siamo qui fuori dalla fiera MCE, ma a un passo. Perché vi siete voluti distinguere in questa maniera, cioè facendo qualcosa appena fuori dalla fiera? Perché abbiamo pensato che come a livello internazionale sia meglio fare una fiera ogni due anni, e quindi abbiamo scelto, proprio per motivi di appartenenza di gruppo, gli SH in Germania. Però abbiamo pensato di creare questo evento collaterale, che secondo me ha molto successo, e in questo caso devo dire grazie al signor Merola, che è stato, diciamo così, colui che ha fortemente insistito perché questo accadesse, e anche perché crediamo nel contatto con le persone direttamente interessate, cioè crediamo che portare qua ingegneri, architetti, tecnici e spiegare a loro direttamente quali sono i vantaggi dei nostri prodotti e come usare ed installare i nostri prodotti sia molto più efficace che non investire, direi, decine e decine di migliaia di euro in uno show che a volte, diciamo così, su una base così grande porta poco, almeno a noi come riscontro. E quindi preferiamo investire in attività regionali, attività on-site, attività in loco, piccole fiere, piccole manifestazioni e una grande manifestazione internazionale ogni due anni. Molto bene. È già arrivato lei al presente e al futuro, e quindi parliamo finalmente di prodotti. Che cosa state pensando lì nel vostro pensatoio sulle rive del Lago di Garda, e che cosa ci attende nel futuro la proposta di Maico? Il futuro è molto condizionato dalle nuove normative che stanno entrando in vigore in questi anni. Mi riferisco specificamente alla RP, che è l'acronimo di Energy Related Products, ed è una normativa per il contenimento energetico, quindi questo impone a noi e a tutte le aziende del settore un forte sviluppo tecnologico nel senso del contenimento energetico, di avere prodotti sempre più efficienti e sempre più affidabili e sempre meno rumorosi, cioè user friendly. E questo si riflette sia su quello che è la ventilazione residenziale e quello che è anche la ventilazione industriale.
finale, quindi siamo molto focalizzati in questo, nello sviluppo di prodotti che siano più efficienti, che consumino di meno, che facciano meno rumore e che siano più facilmente installabili. E il contenimento energetico direi che è il leitmotiv di tutto questo nostro sviluppo. Senza trascurare nicchie di mercato che sono altrettanto importanti, come la ventilazione di emergenza in caso di incendio e come la ventilazione di ambienti in atmosfere potenzialmente corrosive o potenzialmente esplosive. Insomma, la vostra missione è farci stare meglio. La nostra missione è fornire al nostro cliente un pacchetto di soluzioni che lo possano far sentire rilassato. Lui deve semplicemente pensare all'applicazione, noi pensiamo alle macchine. Benissimo, siamo detti tutto? Credo di sì.